Buongiorno amore, partiamo oggi? Torniamo a casa? La vacanza è finita? Sì? Andiamo a fare colazione? Anastasia? Amore? Ultima colazione della nostra vacanza. Vale, quanta torta che c'è stamattina! Ani, tu cosa vorresti mangiare? Vediamo cosa prende Vanessa stamattina, cosa sceglie. Ne prendi due, amore, per favore? Prendi una anche per me? Ani, tu la vuoi la brioche? Prendine tre, va. No, No? ma io ne voglio un'altra di brioche. Prendi l'amore. Vanessina, cosa ti rifai? Una bella brioche ripiena alla Nutella? Nutella, poi in realtà non è proprio la Nutella, fa vedere. Sì, ma è buona. È buona, è una crema spalmabile alla nocciola. Poi abbiamo preso un po' di salame e qualche fetta di pane per il viaggio, ok? Così se ci dovesse venire fame mangiamo qualcosina. Non esagero, perché quelli dell'andata li ho buttati tutti, va bene? Sei stanca, amore? Un pochino? Ho preso una fettina di torta per me e Anastasia quando avrà voglia di mangiare perché è un po' stanca. È una bella fetta di anguria che stavo mangiando perché qui è buonissima. Ragazzi, si torna a casa. I nostri 4 giorni sono terminati, ci siamo divertiti con i nostri amici tantissimo. Adesso torniamo a casa e poi vedremo dove si andrà per la prossima vacanza. Buongiorno e buona colazione, piccolina. Ma perché non vuoi? Sei arrabbiata? È arrivato anche papà. Brioche ripiena alla Nutella. Sei? Hai già mangiato la brioche, adesso ne mangi un'altra. L'anguria? L'hai mangiata? Brava, bravissima. Io ho preso questa torta perché voglio assaggiarla, però è gigante, eh? Chi ne mangia un pezzo con me? Papà? È arrivato il cappuccino di Anastasia. Lo sai? È qui, amore, guarda. Il tuo cappuccino bianco. Tutto bianco, questo. È tutto bianco, anche la tazza. Buono? Bollente. Ascolta, vuoi fare una cosa? Hai voglia di preparare i panini? Col salame? No? Sei così stanca. Adesso in macchina fai una bella dormita fino a casa, eh? Pezzettino di uovo sodo, Vane? Vuoi assaggiarlo? Guarda che è molto buono, eh? Ok. Papo. Ani? No? Prepari i panini per dopo, dai. Buongiorno. Tre fettine a testa, se riesci. Anche quattro. Tre, quattro, quattro, amore. Poi ne vado a prendere ancora. Primo panino pronto, ultimo panino fatto. Abbiamo finito, ho fiatone perché queste scale di questo hotel mi fanno stancare anche se c'è l'ascensore. Allora, ieri sera abbiamo già preparato un po' le valigie, diciamo praticamente quasi tutto. Dobbiamo solo caricarle, ok? Vane, controlla che non ci sia qualcosa in giro. Dai, che adesso dormite in Ci sono macchina. valigie in giro. Guarda, Vanessa. Ta-da-da-da. Guarda cosa c'è sul letto. Tua sorella sta andando a raccoglierlo per te. Lasciala che va lei. Brava. Oh, brava, amore. Hai visto che avevi già dimenticato il tuo pupazzo? Dai, scendiamo. Eccoci, amore. Quasi pronti per partire. Tra qualche ora siamo a casa. Sei contenta? Di la verità. Un pochino sei contenta di essere a casa? L'acqua. Mettila nella borsa. Amore, siamo partite. Adesso ti fai un bel riposino e quando ti svegli siamo a casa, eh? Sì, eh. È così che funziona. Bisogna dormire in macchina. Ciao amore, buon viaggio. Ciao, fai riposino. Poi quando arriviamo a casa mi aiutate a disfare le valigie? Eh? Va bene, grazie.
grazie. Ciao. Si è addormentato, amore. Ha fatto bene, Vanessina. E c'è Anastasia, quasi. Ancora un pochino sveglia. Ragazzi, anche Anastasia si è addormentata. Vanessa dorme da un po'. E siete svegliate? Siamo andate a fare un giro in autogrill, eh? Abbiamo preso una boccata d'aria, c'è un traffico bestiale, vero bimbe? Non so che ora arriveremo a casa stasera, speriamo che si sblocchi tra un po', eh? Quando avete fame me lo dite che facciamo la pappa. Ma come? È il panino che ho fatto stamattina, non ti ricordi? Sì. Mm. C'è anche la torta se vuoi, eh? E anche la Nutellina, ma la Nutellina sì, dovrebbe esserci. 6 hours later. Buongiorno, siamo tornati a casa. Sei caduto. Così. Buongiorno, siamo tornati a casa. Amore, basta cadere, farti male. Allora, intanto per incominciare, cerca subito il cerchietto perché io voglio vederla questa faccia. Guardate amici che casino, che casino che c'è! Intanto... Cosa c'è? Ho delle foto che... Vuoi farci vedere? Dove le abbiamo fatte? Dove siamo stati noi? L'Italia in miniatura. Siamo state l'Italia in miniatura, alla mini Italia di Rimini. Ci siamo divertite un sacco perché siamo state anche nel parco avventura, vero? La prima foto è questa. Guardate. Sì? Quando Vanessa e papà sono andati nel tronco in mezzo all'acqua. E il numero uno erano. Il tronco era il numero uno, sì. Ne fai vedere la foto? E questa foto è stata scattata mentre scendavate a tutta velocità, vero? Sì, io mi sentivo... Anastasia! Poi? Com'è andata sul percorso avventura? Bene! Bene! Poi? Dal percorso siamo scese, però è andata bene. Ah, brava amore, hai messo il cerchietto. Poi questa foto? Sì. Questo è sempre sul tronco, a metà, ma che bella foto, bravi, avete sorriso, bravissimi. Abbiamo guardato di là perché ci aveva... Vedete ragazzi che nel fondo c'è l'Italia in miniatura, bellissima. Poi noi siamo stati tutti insieme sulla gondola, ma forse abbiamo le foto anche della gondola, e giusto? Poi abbiamo io. Vanessa che ha preso un pappagallo. Ha catturato un pappagallo e gli ha dato una nocciolina. Sembra che nella bocca del pappagallo ci siano anche 50 centesimi. Non riusciamo a capire. Guardate che bella questa foto. Vanessa era un pochino agitata. Sì, vero, guardate ragazzi, non vedete. Pesava il pappagallo, va bene? Era pesantissimo, vero? Sì. Ok, facciamo vedere le altre foto. Ancora, ci sono finite. Già, ci sono le mie. Dove siamo? Quando andiamo, siamo andati sulla gondola. Cosa dici? Siamo stati anche sulla gondola, non ti ricordi? A Venezia. Perché non ci sono? Forse le ha papà allora, perché era l'unica foto credo che avevo portato su in camera. Va bene, allora adesso invece cosa facciamo? Allora, stasera se mi aiuterete andiamo a mangiare la pizza. Allora ragazzi, questo pupazzo di Vanessa, ma il mio invece la mia babbia e la borsa della mamma vede. Sì, è in qualche borsa che adesso andremo ad aprire e scopriremo dove. Perché ieri siamo stati alle giostre, Vanessa ha sparato pupazzo. E ha vinto il pupazzo. Poi faremo vedere lo short che ho fatto, ok? No, ho capito. Dai bimbe, ascoltatemi bene, è già tardi, bisogna disfare le valigie, farci una doccia e andare a mangiare. Quindi muoviamoci. Dai, Ani, prendi lo zainetto, mettitelo sulle spalle. Almeno le cose leggere portatele su voi. Io porto quelle pesanti. Dai, questo tu. Cosa c'è qua dentro? Allora, questa qui che l'abbiamo finita era di Vanessa. Era una granita alla menta e ci piaceva il bicchiere, l'abbiamo tenuto. Poi le scarpe, perché le scarpe sono dappertutto, in tutte le valigie, togliele. Poi dopo queste due. Poi abbiamo preso della cancelleria, sempre la mini Italia. Guardate. Tutto doppio, perché quest'anno cosa inizi tu? Le elementari. Le elementari. Guardate, io la calcolatrice, così. Bellissima forma di pietre. Io faccio 9. Sì. 9, 6, poi 2, 6, 6. 5 ok, 5. Ma fai vedere cosa c'è ragazzi, dietro? Guardate. Bellissima, sì. Cosa c'è dietro alla calcolatrice? Un gioco. Un gioco. Guardate, allora. Devo uscire. C'è il labirinto, bisogna riuscire a far passare la pallina nel labirinto e farla arrivare dall'altra parte. Bellissimo. Allora, poi guardate, ce l'ho fatta. Brava. Poi Vanessa ha scelto questa tazza stupenda con i disegni in 3D, troppo bella, vedi? L'Italia in miniatura di Rimini. Invece tu hai scelto questo bicchiere. Ed infine
Guardate questo qui. La gomma temperino, è anche un temperino. Poi dopo questa. Questa è una gomma che si schiaccia e si allunga, ok? Bellissima. Un'altra gomma, vedete? E poi infine i righelli. Infine il righello che si allunga, molto bello e comodo. Così tu imparerai ad usare tutte queste cosine, vero? Sì. Sei contenta? Sì, adesso rimettiamo tutto. Ok, dentro. Rimettiamo tutto dentro e portiamola su questa borsa che la mettiamo. Non si può perché. Mettiamo tutti questi accessori nella vostra scrivania. Io porto questa così metto tutto a lavare. Le scarpe, brava, rimettile lì. Ok, andiamo. No, Ani, tu non puoi, tutto. No, lo porta Vanessa prima che cadi dalle scale. Vanessa solo uno zainetto. Dai, saliamo. Dai, salite al piano di sopra, mettete tutto sul letto, che ero anche riuscita a fare prima di partire, come sono stata brava. Adesso. Ma ragazzi, cosa c'è qui dentro? Non lo sappiamo. Cosa c'è? Niente. Come niente, ci sono le scarpe, i fazzoletti di carta e un verme. Dai. Ok, adesso li apriamo e vediamo cosa c'è dentro e li tiriamo. Vane, questi li metti nella scrivania, così li ritroviamo lì, ok? Ma ragazzi, ma lo sapete che domani si va a scuola? Per gli ultimi? 3 giorni. Dai che non farete niente. No, amore, ma non con la borsa, eh. Senza borsa. Li tiri fuori e li metti qua, va bene? Bimbe! Ani, ma cosa hai fatto? Hai portato sulla valigia. Amore, stai attento che ti fai male. Sì, la portata, non fare così. Mentre tu ti facevi le unghie in bagno, signorina. E allora vorrà dire che Anastasia stasera si mangerà una crepa alla Nutella gigante. Anch'io, Lord Byron. E allora vedi darmi una mano, signorina. Signorina? Dai. Grazie, amore, comunque. Però stai attenta sulle scale, ti sei fatta male per portarla. Tutta rossa. Guarda, è tutta la striscia rossa che qua non si vede. Sì, qua. Ani, devi fare attenzione. Tu sei carina, sei gentile con la mamma, però devi fare attenzione, capito? Ok. Ti è passata la nausea? Passata la nausea, poverina. Vanessina che sta male in macchina, soffre tanto la macchina, come me quando ero piccola. Gigante. Sì, super super gigante. Poi lo faremo vedere ai nostri amici che la mamma non dice le bugie. E se mi aiutate vi faccio prendere la crepe dopo la pizza o risotto, va bene? Ok, anch'io. Alzati. Gioia. Io sei una bambina bravissima. Gigante. La voglio. Mettila per terra. Vanessa, ti taglio il piede. Abbiamo portato sull'acqua, ragazze. Abbiamo sbagliato borsa. Però nessun problema, avevo tanta sete e ho bevuto. Ok, adesso apriamo la valigia. Via, Ani, spostati. E le cose di Ani le ritira lei nel suo armadio, mentre quelle di Vanessa le ritirerà la Vane. Giusto? Aprila. Come perché io? Mamma, Vanessa le fa ritirare i miei vestiti pure suoi. No. No, sì. Ok. Dai, tanto ti diverti, no? Vai giù, vai di là. Aia! Occhio, dai! Mamma! Lì ci sono gli oggetti, li ritiriamo dopo. Aprite qui. Sì. Allora, questa è una felpa. Questi sono divane, Diani. Prendili e vai di là e li metti nel tuo armadio. Riesci a prenderli? No, quelli sono miei. Ok. Dai, scendi, Ani. Brava Vanessa che li ha già presi. Non si capisce più niente in queste stanze. E poi Vanessa, ricordate tutti ragazzi che Vanessa adesso sta camuffando. Ma il suo armadio è un disastro. Brava amore. Che lei piega tutto. Ma sei un angioletto tu. Sei proprio brava, amore mio. Brava, brava. Gioia. Che carina che pantaloni, sei. Pantaloni. Ah, brava. Vestito con vestito. Sì. Ma lo sai che sei proprio una brava bambina? Grazie, Vanessa. Mica tanto. Noi gliela prendiamo la Nutella, Vanessa, stasera. La crepa.
Hai scelto l'outfit per stasera? Sì. Questa magliettina l'avevo comprata prima di partire e non l'avevi ancora messa. Stasera la mettiamo, va bene? Sì, guardate, faccio questo. Va bene, adesso sai cosa facciamo? Ci andiamo a fare tutti una bella doccia e ci rinfreschiamo dal lungo viaggio. Sì. Eh? Ok? Sì. Brava. Fatto. Sei stupenda. Dove sei, amore? Wow, amore, ti sei già lavata e vestita. Guardate, so fare il nodo. Vediamo un po' come si fa il nodo di questa magliettina. Fai così e basta. Che bella, fammi vedere. Sei bellissima. Brava, Anastasia. Veramente sei stata bravissima. Mi hai aiutata, ti sei già lavata. Ho sei pronta per andare a mangiare. Sì, ho preso la valigia. Sì, adesso mi lavo anch'io e vediamo se anche tua sorella ha qualche intenzione. Aspettate un attimo. Scusi, che intenzioni ha lei questa sera? Eh? Lo sai che sei finita in castigo? Lo sai, vero? Rispondi! Ho detto rispondi! Cos'hai, Vanessa? Sei stanca? Dal viaggio? Vai a farti la doccia che dobbiamo andare a mangiare. E vai a farti la doccia. Sì, sì, tu sei stanca. Invece io sono fresca e riposata e tua sorella anche. Del resto noi non abbiamo viaggiato quanto te, vero? Ragazzi, che mamma mi veniva da vomitare, ma Vanessa ha vomitato, io no. Allora vuol dire che Vanessa è cattivo per due volte, no, per una. Perché soffre l'auto, poverina. Sì, però l'altra volta papà è andato veloce con la macchina, allora... Ma no, erano le curve, non è che è andato veloce, che c'erano le curve quella volta che abbiamo, dici tu. Però ho muovitato anche Vanessa, ma sì. non siamo andati in Ma lì stavamo andando in Liguria, cioè, la strada era chiusa, abbiamo dovuto prendere l'entroterra tutto pieno di curve. Ma ragazzi, voi quando andate in macchina vi viene da vomitare o no? Scrivetelo nei commenti. Puoi andare fuori a giocare? Puoi andare fuori a giocare un pochino, senza sporcarti, ok? Che poi andiamo. Sì. Ciao. Sì. Ciao. Ciao. Faccio... Metti le scarpe però, sì, eh. Faccio anche un occhio. A chi? Al mussone campanello, quello lì dell'occhio. Ma che scarpe metti? Quelle da ginnastica? Hai messo le calze? Fischia. Quelle da ginnastica? E dove sono? Giù? O sono qui? Prova a vedere. Cina anche per te, amore. Stai un po' meglio, ti capisco, che sei stata male oggi. Male, male, male. E poi il viaggio è stato veramente lungo, 6 ore anziché 4. Quindi adesso datti una bella rinfrescata, lavati bene anche la faccia, ok? Ok, ragazzi, ci siamo lavate, vestite. Io ho disfatto tutte le valigie, infatti sono molto stanca, però andiamo a mangiare una buona pizza e qualcuno mangerà il risotto. E ci vediamo un attimino, veloce, 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 nel locale in cui andremo a mangiare per i saluti finali, va bene? Allora, siamo arrivati. Hai fame, vero? Tu oggi praticamente non hai pranzato. Mm? Adesso arriva subito il risotto, va bene? Dormi? Guarda che adesso arriva il risotto. Sei stanca? Pausa, piccola pausa in attesa che arrivano i risotti. Quanta fame abbiamo, bimbe? Prontissimo, amore, hai ragione. Ragazzi, dovete sapere che noi stamattina siamo partiti da Rimini alle 9.45-9.50 e siamo arrivati a Novara alle 4. Ma siamo anche da lì? Alle 16.20. Le bimbe non hanno pranzato perché Vanessa non stava bene. Anastasia si è addormentata, non aveva fame perché anche lei comunque dopo qualche ora di viaggio comincia a dare i numeri. E quindi sono affamatissime e sono già le 8 passate. Ma i nostri amici che sono partiti dopo? I nostri amici che sono partiti dopo. Sono ancora lì ad aspettare? Sì, che sono ancora in macchina perché il traffico che abbiamo trovato noi l'hanno trovato anche loro, ma arriveranno. Noi abbiamo già fatto la doccia, abbiamo già disfatto le valigie, abbiamo già fatto 2 lavatrici e ora ci godiamo una cena tranquilla in attesa di andare a nanna perché domani si va a scuola. Quindi io direi, Vanessa e Anastasia, che il video finisce qua. Che ne dite? Magari ne facciamo domani? Anzi no, domani no, perché poi non avrebbe senso. Ma ragazzi, tra 3 giorni, l'ultimo, anzi tra 2, perché voi vedrete questo video domani, quindi tra 2 giorni per noi sarà l'ultimo giorno di scuola prima delle vere, vere, verissime vacanze. Ragazzi, guardate. Ma come fai? Ma perché? E non vi svegliamo nulla? Non so, non mi ricordo. Anche tu lo fai?
Non mi ricordo se lo abbiamo già detto o no, ma noi, zitte, adesso non dite nulla. Il 27 giugno partiremo ancora per qualche giorno, ma in un'altra località e con altri amici. Poi il 27 agosto. E poi, vabbè, adesso non svegliamo troppe cose. Noi saremo anche in Sicilia a fine agosto quest'anno. Non sai dove andiamo? No. Ah, gli è venuto in mente. Però non c'è più. No, non ci sono più gli amici di questa vacanza, ma ci saranno altri amici che voi conoscete già. Ma non vi svegliamo nulla, nulla, nulla. Saranno altri sei giorni in un'altra località. Probabilmente sì, vediamo se ve lo ricordate. Allora ragazzi, facciamo una cosa: se vi ricordate dove andremo a fine giugno e con chi, scrivetelo dove? Nei commenti. Un attimo ragazzi, guardate, a caso sapete fare questo? Secondo me sì. Allora ragazzi, il video è finito. Se il video vi è piaciuto, cosa dovete fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un bel pollicione in su. Ciao. Ciao. Ci vediamo al prossimo video con la fine della scuola. Chi di voi ha già finito la scuola? Scrivetecelo nei commenti se avete già finito la scuola o altrimenti il giorno in cui la finirete. Ciao, andiamo a mangiare.